Benvenuti su Comunica TV, siamo in compagnia di Massimo Melica, dello studio Melica Scandrin & Partners, che si occupa di legislazione e media digitali. Vuole parlarci un pochino un po' meglio per far capire anche a chi non è del ramo di cosa si occupa il vostro studio? Sì, noi siamo uno studio legale, ci occupiamo di diritto delle nuove tecnologie e della comunicazione digitale. Tutte le problematiche che a me sorgono con l'utilizzo dello strumento digitale, noi ce ne occupiamo, è la nostra specializzazione. Io vorrei chiederle una cosa su cui riflettiamo da molto tempo. Gli user generated content, che sono contenuti prodotti dagli utenti, che però spesso coinvolgono anche terze persone, facciamo l'esempio di un video girato sulla spiaggia, vengono messi in rete presumibilmente senza il consenso dei diretti interessati. Insomma, il diritto sulla rete, come tutela sia chi produce contenuti rispetto anche a chi è involontario soggetto di questi contenuti? Sì, la domanda meriterebbe un ampio spazio di risposta. Come abstract posso dire che in questo caso, nel caso specifico, forse si tratterebbe più di una tutela del diritto all'immagine e tutela anche del dato personale del soggetto. Se una ripresa viene fatta in un luogo aperto al pubblico, nulla questio. Molto spesso un uso non consapevole della risorsa tecnologica porta a una violazione del diritto d'autore. Sappiamo che con il digitale esistono vari modi per tutelare la proprietà intellettuale. Abbiamo la legge del diritto d'autore, abbiamo i Creative Commons o altri sistemi di tutela dell'opera intellettuale che può fare l'utente in proprio. L'importante è avere la consapevolezza dell'utilizzo dell'informazione che non sia lesiva verso i terzi, che non sfrutti beni dei terzi, che possono essere anche quelli culturali o editoriali, e internet è il mezzo più bello, più libero e più attuale per diffondere quello che è la conoscenza. Benissimo, il tema meriterebbe sicuramente un ulteriore approfondimento, quindi speriamo di avere presto nuovamente ospite l'avvocato Melica, che ringraziamo. Grazie. E arrivederci alla prossima su Comunica TV.